Ernesto Vetrano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e anche ai radioascoltatori. Commercialista e anche insegnante. Sì, 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 io dico sempre che sono di professione un insegnante, faccio il commercialista ovviamente per motivi economici, di soldi, quindi la mia grande passione è quella dell'insegnamento, però devo dire che anche nell'esercizio della professione di commercialista cerco ai miei clienti di, come dire, no, di trasferire la conoscenza, quindi di farli partecipi proprio delle problematiche che in qualche modo io dovrei avere come delega nel seguirle, però certo, cerco di coinvolgerli direttamente. Perché poi non è sempre facile saper far bene una cosa e saperla anche insegnare. C'è chi dice che è così, io non sono d'accordo. Nel senso che per insegnare ci vuole, secondo me, una marcia in più. No, diciamo che per sapere insegnare una cosa bisogna saperla anche fare. Un piccolo riferimento ai grandi pittori, ai grandi artisti del Rinascimento, okay. Michelangelo, Raffaello, certo, avevano delle scuole, certo, quindi molte delle opere da loro realizzate sono state realizzate anche dai loro allievi, quindi in questi laboratori, quindi questi grandi, grandissimi artisti trasferivano anche la loro tecnica e la loro conoscenza, però dovevano averla insita. No, ma poi in generale su questo sono d'accordo, quando si trasferiscono proprio delle conoscenze tecniche, ma io parlavo proprio della capacità di comunicare, di trasferire. Certo, secondo me è una cosa in più, non certo, tutti ce l'hanno, certo. Gli stessi insegnanti. Sì, no, ma piccola parentesi proprio su questa cosa dell'insegnamento. A noi non insegnano ad insegnare. Esatto. Questo è un... Io sono diventato un professore di ruolo nel lontano 91 e devo dire che a me nessuno mi ha insegnato le tecniche, no? Quindi la mia era, come dire, avevo dei modelli, avevo dei grandi modelli. Io poi ho fatto una scuola cattolica, i Fratelli delle Scuole Cristiane, quindi avevo degli insegnanti eccezionali, quindi mi sono ispirato a loro. Poi con l'esperienza, e con la conoscenza, quindi uno ha cercato, no, anche di adeguare le modalità di trasferimento della conoscenza. Faccio un esempio proprio calzante, sì, visto il recente abbandono del grande campione Totti dalle scene calcistiche. Certo. Io insegno economia aziendale, ai miei ragazzi spiego il bilancio partendo per esempio da una squadra di calcio e faccio capire, ripetevo spesso, come Totti o Nesta fossero delle costruzioni in economia. Che cos'è una costruzione in economia? Quando un'impresa si realizza all'interno, che so, il proprio capannone industriale, no? La propria struttura, utilizzando i costi interni, e dopodiché quando va a vendere quel bene diventa tutta plusvalenza. Ecco, Totti era una grande costruzione in economia che però non ha fornito una plusvalenza alla, certo, Roma, perché è stato un sempre patrimonio che la Roma ha gestito a due soldi, perché quando lo acquistò all'età di 12 anni, 13 anni, quindi non lo ha pagato. E quindi ecco, io ai miei ragazzi spiego questo. Per esempio con Nesta invece spiegavo come la Lazio dovette venderlo per poter, come dire, equilibrare il proprio bilancio dopo aver vinto lo scudetto e aver completamente svuotato le casse della società, e ebbe l'obbligo di vendere quest'altra costruzione in economia che era Nesta, realizzando una plusvalenza che fu necessaria per coprire i buchi, diciamo, finanziari ed economici che la Lazio stessa aveva fatto. Ecco, quando ad un ragazzo tu spieghi con questi esempi elementi tecnici, no, gli dai anche lo stimolo, si, no, innamora per capire anche della materia. Inevitabile. Il calcio poi è una okay, grande impresa, sentimenti. Una società di calcio è una grande società di servizi, e quindi sì, vedi quanto è importante poi trovare dei sistemi, no, dei modi, dei metodi per far appassionare gli studenti. Assolutamente, ci sei riuscito, perché mi ci sono appassionato anche io. Adesso torniamo un po' a quella che è la realtà di tutti i giorni, sì, che appartiene ovviamente a noi cittadini e a voi professionisti, che ci date una mano, come dicevo prima in apertura, un po' ad orientarci. E quanto è complicato? Allora, ecco, fatto una domanda difficile. Mentre con l'insegnamento io mi rilasso, con la professione del commercialista lo stress ormai raggiunge dei livelli incredibili. Ormai anche la nostra professione è diventata una professione usurante da un punto di vista psicologico, perché le responsabilità, le cose da dover acquisire e trasmettere ai propri clienti come consulenza sono infinite, quindi la legge ci sta imponendo tutta una serie di obblighi
che di fatto ci fanno diventare, come dire, i verificatori dei nostri clienti. Quindi è un assurdo che il cliente addirittura ci deve pagare per poter essere, tra virgolette, quasi controllato e verificato. Quindi l'esercizio della consulenza di un commercialista diventa estremamente delicata, perché contrariamente a quello che si pensa, oggi il commercialista non è colui che ti fa pagare meno tasse, purtroppo. Oggi il bravo commercialista è colui che cerca di farti pagare le tasse che comunque devi pagare perché esatto, c'è un'esigenza di cassa, proprio di bilancio, nelle forme giuste, perché, e qui veniamo proprio al nodo centrale, il problema non è che dal commercialista ci vanno solo le imprese, perché voglio dire, lì è normale, il problema è che anche il pensionato, per fare il proprio 7,30, il dipendente che ha qualche altra spesa, che deve fare il proprio 7,30 o un unico semplice, ha l'obbligo quasi di andare da un commercialista o di andare a un CAF, perché sono complicatissime le norme che sottintendono l'elaborazione di un modello, di una dichiarazione. Certo. Questo è il periodo proprio di fuoco del 7,30, e quindi dico, è incredibile che un semplice cittadino debba per forza rivolgersi ad un professionista per questo. C'è l'aiuto, ti dicono, dell'unico precompilato. Esatto. Diciamo, adesso abbiamo l'unico precompilato. È partito l'altro anno, non è andato benissimo a livello di numeri. Devo dire che nel momento in cui il sistema di acquisizione dei dati, sì, da parte dell'Agenzia delle Entrate per elaborare il precompilato sarà perfezionato, sarà sicuramente un aiuto. Perché? Perché in questo caso tutte le spese che sono monitorate, dagli interessi passivi sui mutui, dalle assicurazioni sulla vita che uno fa o dalle spese mediche, sì, se l'invio di questi dati da parte di coloro che erogano questo servizio e ti lasciano la ricevuta verrà trasferito correttamente, a quel punto avremo tutti i dati ed è veramente superfluo forse anche farla la dichiarazione, perché può essere spedita direttamente. Oggi bisogna ancora fare attenzione, perché non tutti i dati arrivano a destinazione, possiamo essere certi che sono arrivati correttamente. Quindi io il consiglio che do a tutti è quello comunque di scaricarsi da soli o attraverso l'aiuto di un professionista l'unico precompilato. In questo modo uno avrà la possibilità di controllare tutto quello che è inserito con le pezze d'appoggio che dovrebbe aver conservato. Se le due cose coincidono, allora a quel punto la dichiarazione può essere tranquillamente spedita e si chiude il rapporto per quell'annualità con l'amministrazione finanziaria e si ripassa all'anno successivo. Per chi volesse appunto un aiuto da questo punto di vista da parte di Ernesto Vetrano, troviamo lo studio a Ostia? Sì, io ho uno studio nel mare di Roma, no? Perché molti credono che Ostia sia una città a parte, no? Ostia, ricordiamolo, è Roma, quindi è l'affaccio della Caput Mundi sul mare. Il mondo ancora non sa che Roma ha il mare, Ostia è il mare di Roma. E allora io a questo punto ricordo a tutti Ernesto Vetrano, commercialista, via delle Baleniere 70, naturalmente a Ostia allo studio. Grazie a voi. Ernesto.